Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video. Sono stata da acqua e sapone, ho fatto un po' di spesa e vi faccio vedere che cosa ho comprato da acqua e sapone. Con scontrino alla mano, in teoria, eccolo lì, l'ho lasciato lì. Ho speso da acqua e sapone 40 euro. Vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso. Iniziamo subito, ovviamente random. Ho qui le buste e vi faccio vedere. Allora, ho preso i tovaglioli Corona pagando gli 80 centesimi. Ne ho presi due pacchi di tovaglioli monouso, questi qua, 80 centesimi l'uno. Poi ho preso questo Rio al profumo di talco, Rio Boom Boom Plus, efficace profumata al profumo di talco, pagandolo 1,20 euro. Io sono piuttosto raffreddata, quindi riuscire a sentire per bene per me è complicato. Devo farvi un sacco di video sui profumi e proprio perché sono raffreddata sto temporeggiando, anche se poi in realtà i profumi li conosco già, quindi potrei parlarne pure bendata. Però mi fa strano parlarne da raffreddata. E quindi al profumo di talco 1,20 euro. Ho anche una caramella nel frattempo, perché ho la tosse, quindi sulla caramella contengo un po' la tosse. Ho preso questi quadrotti morbidi struccanti di Licia pagandoli 1,20 euro, anche questi qui. Io adoro i quadrotti grandi, non mi trovo con quelli piccolini e quindi prendo questi. Questi di Licia mi piacciono perché sono anche ben chiusi, non si sfaldano, non lasciano pelucchi perché sono fatti bene. Poi Jacopo si è preso questo spazzolino da denti pagandolo 2 euro, nonostante 3-5 anni e lui ne ha 7, l'ha voluto e quindi 2 euro se l'è preso, vabbè, lo utilizzerà lo stesso. Abbiamo preso i sacchi per rifiuti, questi qui, noi facciamo la differenziata pagandoli 1 euro. Poi sempre Jacopo, il monello, si è voluto prendere saponello, bagno doccia, shampoo. Ha detto ce n'erano in 3 profumazioni, lui ha voluto questa che profuma di zucchero filato, uguale spiccicato alla madre, pagandolo 2,50 euro. Non sento niente ragazzi, l'inci non è wow, però lui l'ha voluto e quindi gliel'abbiamo fatto prendere. 2,50 euro, formula senza lacrime e un bagno doccia shampoo. Poi, che cos'altro ho preso? Allora, ho voluto prendere questo Mino Bianco additivo totale 5 in 1, smacchia, sgrassa, azione antigrigiore, rispetta ai tessuti e igienizza. Vi ricordate che io di solito prendo quello bianco, quello che solo è sbiancante? Mi ha incuriosito questa formula potenziata. Pagato 3,50 euro, 5 in 1, ho detto lo provo. Poi ovviamente voi lo sapete, vi faccio i video sui detersivi e vi dico com'è, se è buono oppure no. Poi ho preso questo Fresh and Clean sapone liquido per le mani, vaniglia e latte di mandorla, pagandolo 1 euro, questo per lavare le mani. E poi queste della Clevi Junior, le salviettine che io tengo sempre in borsa, salviettine per pulire le mani, le prendo di qualsiasi tipo. Queste in particolare costano 70 centesimi per 20, sono piccoline, sono pratiche, le metto dentro e via, per pulirci le mani. Poi ho preso questo pagandolo 1 euro della Wow, praticamente il multiuso, l'asciugatutto, due rotoloni, 1 euro della Wow. Poi ho preso il mio solito Dash, in questo caso ho preso questo al bicarbonato, questo costa 3,50 euro per 17 lavaggi. Io lo prendo sempre, come sapete, Dash, Dixan, eccetera eccetera, ogni tanto vario, ma spesso prendo questo qua. Poi svelto zenzero e limone, sgrassa anche in acqua fredda, questo novità, zenzero e limone,
non l'ho mai presa, pagata 1 euro questo svelto. Il profumo è di zenzero e limone, ci piace, sembra una caramella al limone e zenzero, quindi 1 euro. Poi un altro svelto, in questo caso antibatterico con limone verde e menta selvatica, anche questo 1 euro. Io ho svelto, di solito preferisco questo per i piatti perché è una garanzia. Preferisco utilizzare prodotti magari di marche un po' più conosciute, però che mi ci trovo bene. A volte ho preso prodotti che costavano anche meno, anche se poi 1 euro alla fine è meglio di 1 euro. Chi lo vende 1 euro, chi lo vende 1,20 euro, io lo pago 1 euro e mi ci trovo, e quindi preferisco prendere questo anziché prendere poi dei detersivi che non vado ad utilizzare, o se utilizzo non sono validissimi. Poi ho preso il Lenore ammorbidente pagandolo 1,90 euro. Ho preso questa profumazione ametista e bouquet fiorito, 42 lavaggi, che ho ripreso già. Oltre a fare un profumo pazzesco, rimane anche sui vestiti, quindi adoro. Ho preso la candeggina pagandola 1,50 euro, l'ace candeggina 1,50 euro per 3 litri. Io prendo questa, oppure spessissimo la prendo anche da Lidl o da Eurospin, mi trovo bene anche con quelli lì, che pago di solito 1,50 euro per 5 litri, però mi serviva, non capito a breve da Eurospin, ci volevo passare da Lidl in realtà, ma in questi giorni la vedo difficile, quindi ho detto ok, prendo questo, poi se ci passo mi piace pure quella. Poi abbiamo preso, quindi 1,50 euro la candeggina, abbiamo preso sempre della Wow la carta igienica pagandola 1 euro per 4 rotoloni. Questa marca Wow io la trovo tantissimo dalle mie zone, soprattutto in quel la trovo tantissimo nelle mie zone la marca Wow, non so se si trova anche da voi, comunque costa poco, io penso che si dovrebbe trovare in tutta Italia, costa poco e i prodotti sono molto validi. Poi ho preso un altro pacco di salviettine, questi baby travel al miele della Sita Blu, sono sempre 20, queste qui però le ho pagate 1 euro, quelle 70 centesimi, queste 1 euro. Le ho prese perché, ripeto, io le metto spesso in borsa e a volte se magari Jacopo va al pon di pomeriggio oppure qualcosa, gliele metto anche a lui per fargli pulire le mani. Poi della Vileda ho preso queste spugnette pagandole 1,50 euro per 3 spugnette per lavare i piatti della Vileda. E ancora Luca si è preso questo gel della Fines perché ci serviva un gel piccolino da poterci portare dietro, perché nei prossimi giorni insomma ci servirà, e questo l'ha pagato intorno ai 2,50 euro. Poi sempre Luca si è voluto prendere questo doccia schiuma arancia rossa antiossidante, spuma di champagne all'arancia, pagandolo 1 euro. Questo è pratico, piccolino, insomma se l'è voluto prendere questo qui, anche se non ha un inci proprio wow. Lui in realtà si è preso anche un pettinino per la barba che non vedo qui in giro, secondo me se lo sarà già messo in borsa da qualche parte, perché lui ha la barba e adora pettinarsi la barba, l'ha pagato 1 euro. E Jacopo invece si è preso l'ovetto perché in questo negozio alla cassa hanno anche ovetti, caramelle eccetera, quindi si è preso un ovetto pagando anche l'ovetto 1 euro. Poi ho preso questa acqua demineralizzata per il ferro da stiro, eccola qui, pagandola 1 euro. Mi serviva l'acqua per il ferro da stiro e questa l'ho pagata 1 euro per quanti litri? Per penso 5 litri, credo, quanti litri? Sono 400 ml e quindi ho preso l'acqua per il ferro da stiro. Un'altra sacchi per i rifiuti, però questi qua sono quelli più piccolini, quelli per l'umido, perché noi abbiamo i sacchi che sono un po' più piccoli per l'umido e quelli un po' più grandi dove mettiamo l'indifferenziato, anche questi 1 euro.
E poi ho preso un dentifricio dell'Acqua Fresh White Brilliant, denti brillanti puliti e bla bla bla, anche questo pagandolo 1 euro, questo dentifricio qui. E niente, penso proprio di avervi fatto vedere tutto. Mi piace farvi vedere quello che compro da acqua e sapone quando ci vado, e ditemi insomma se anche voi siete curiosi di vedere cosa compro. E poi mi piace sempre un sacco parlarvene. Magari una volta che ho provato i detersivi ve ne parlo. In realtà avrei dovuto prendere altre 7.714 cose, solo che a una certa Luca e Jacopo hanno iniziato a sclerare dentro al negozio, quindi ho detto ok, va bene, ciao a tutti, arrivederci, poi ci ripasso, perché dovrei prendere delle altre cosine, poi appena ci vado insomma ve le faccio vedere. E niente, questo era proprio tutto. Se il video vi è piaciuto spolliciate in su, condividete i miei video, commentatemi, consigliatemi qualche detersivo in particolare da provare, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao.